Prepariamoci a ricevere una grandissima, bravissima cantante. Un personaggio che ormai è entrata nella storia della canzone italiana. Eccola, Iva Zannichi! Benvenuta al nostro tempio di bellezza. Grazie. Ora, lo so che tu penserai tempio di bellezza, beauty center, estetica, chirurgia plastica. Vuoi vedere che la Boucher adesso tira in palla la storia del mio naso? Non lo fai? Invece no. Grazie. Non parliamo proprio del tuo naso. Assolutamente. Bene, grazie. Evitiamo l'argomento. Ok, va bene? Sono d'accordo, sì. Benissimo, anche perché ci sono tante cose su quali noi possiamo parlare. Oh, direi di sì. Perché proprio il naso. Appunto, ribadisci. Sarà anche una cosa che avrai fatto un po' di tempo fa, no? Quanto tempo fa esattamente? Visto che la cosa ti interessa, non è che ti interessa un po' troppo, non hai dei problemi, no? Non credo. No, sei volevo così bella. Solo... Quanto no, tempo io... fa? Un po' di tempo fa, un po' di mesi. E una cosa del viso, una cosa estetica, un po' di dolore avrai pure avuto, no? No, affatto, no, perché io mi sono affidata ad un amico, soprattutto un bravissimo chirurgo, visto che siete interessati? Sì. Ebbene, nessun dolore. Ah, anche perché è stata una cosa così lieve. Capisci, l'ho soltanto raddrizzato un momentino, non è che adesso è un grande certo, naso, certo. Più o meno è quello di prima. Però senz'altro sarei stanco che ti chiedono sempre delle cose, insomma, quando uno fa un'operazione di questo genere, se è cambiato la personalità, quelle cose, sarei molto stanco. Che io sia un po' stanca di sentirmi dire queste cose, posso dirlo? Certo. Sì, sono un po' stanca. Tu mi chiedevi anche della personalità? Ti ha cambiato la personalità, capisci? La signora ride, evidentemente anche lei ha avuto qualche esperienza in proposito. No, la mia personalità non credo che sia cambiata affatto. L'unica cosa è che ogni tanto ho un po' di nostalgia. Ecco, nostalgia del naso di prima, chiaramente. Ah sì? Ti manca? Sì, mi manca. Prima dicevano viva l'aquila, il naso, le cose così. Pensavo che a ritoccarlo leggermente la cosa finisse. E invece no, anzi, no, avanti, non si parla che del mio naso. Perché non cambiamo musica? Che dici? Ah sì, scusami, io infatti non parliamo del tuo naso. Per niente, no. Oh. Cambiamo proprio argomento, anzi scegli sì. tu. Scegli Ma io tu. Cambierei aria e entrerei in una fantastica aria di luna. Ah, e cos'è? Ah, ecco, è vero, tutto un giro di parole, insomma. È il titolo della mia canzone che ora vorrei cantare. Ah! A parte il naso, vorrei cantare questa canzone. Ah, con grande piacere siamo qua a sentirti. Grazie. Posso? Aria di strada, aria di te.
meraviglioso, troppo giusto. Bellissimo. Signora Gianicchi, lei non ci crederà, ma io l'ho vista sempre in televisione. L'ho vista così, diciamo, l'ho sentita cantare per radio. E sono, diciamo, come vorrei dire, lei è una mia ammiratrice. E io sono molto contento perché lo dirò a papà, lo dirò alla mamma. Che l'ho vista di persona in televisione. La posso toccare? L'ho toccata! L'ho toccata! Ma che simpatico! Ah, mamma mia! Basta! Ma chi è? Simpatico? Scusa, Iva, prego, deve prego. Considerare, è il mio valletto, sai? Sono il suo valletto. È la prima volta che ti vedi, andremo. Basta così adesso, va bene? Sì, signor. Oh. Cara Iva. Il 18%. Il 18%. Che è 18%? Cara Iva. Cara Iva. Cara Iva. Bene. No, mi ha un po' sconvolto questo valletto, sì, scusa. Valletto. Sì, Sarai, dimmi, caro. Stavo dicendo, sì. Meravigliosa canzone. Grazie. Aria di luna, sì. Aria di luna. Intanto, sì. L'autore è un astronauta? Beh, no, direi proprio di no. Chi è l'autore? È un bravissimo autore, si chiama Maurizio Piccoli. Ma non fa l'astronauta. Bravo anche Maurizio Piccoli. Anche se piccolo. Anche se piccolo. Ma ti vuoi stare zitto, anche se piccolo. Dicevo, brava, bella. Bella grazie, la tua faccia. Grazie, non mi fate tanti belli complimenti. Belli i tuoi capelli. Che belli. Che belli. Oh, vorrei sapere una cosa, sì. Signora Zanicchi. Lei i capelli prima di venire qui, insomma, ce l'aveva così. Ma perché? No, perché io mi succede che quando una donna mi vede, le si arrizzano i capelli. No, aspetta, sì, più rispettoso. È vero. Ti trovo molto carino. Grazie, è vero. Grazie, signora Zanicchi. Sì. Bella tutta, insomma, tutta bella. Tutta grazie, bella. Grazie, basta, bello basta. Anche basta il premio. Che ho l'onore di consegnarti. C'è un premio? Eh sì, non è il solito premio, se le medaglie d'oro. Ma quale medaglie? Le coppe d'argento. Le coppe d'argento. I diamanti. Ma che diamanti? No. È un premio eccezionale. Beh. È una segnalazione. Una segnalazione. Una segnalazione speciale. Speciale. Grazie. Per Iva Zanicchi, una segnalazione speciale. Valletto, vai a prendere la segnalazione. Vado subito. Vai. Grazie, senta, grazie. Signora Zanicchi. Prego, prego. Vai. Io, no, voglio dire, anche una cosa d'oro, non è che non... No, ma no, sai, voglio abbiamo dire, cambiato appunto una perché. Beh, grazie. Ecco qui. Ma rispetta la signora. Ma tu non mi hai detto di andare a prendere la segnalazione? Sì, ma la segnalazione... È più segnalazione di questa. Vabbè. Non si sbaglia nessuno. Oh, no, lascia. Perché sono poverino? No, non è importante. Ti manderò a casa quella... No, guarda, preferisco questa. Guarda, io vivo in una casa molto grande, per dire la verità. E spesso e volentieri succedono cose un po' strane. C'è un po' di confusione. Questo mi serve, grazie. Cioè, in che senso? Sì, tu... Beh, finiscono a volte in salotto, sai. Gli ospiti vanno in salotto, allora è meglio mettere la segnalazione. Grazie, mi fa piacere, davvero. Ma niente a degli ospiti miopi. Ma no, così vanno in salotto. E allora vogliono andare lì con comodità. Un bel applauso alla signora. Un bel applauso. Auguri. Ciao. Auguri. Che devo parlare?